Ciao a tutti, bentornati su StarCraft 2, ma soprattutto buon anno, buon 2016 a tutti, con la speranza che quest'anno vi porti tante belle cose, tanta felicità e soprattutto che sia un anno migliore del 2015 appena passato. Oggi sono qui per commentare una partita tra MMA, giocatore Terran, e Firecake, giocatore Zerg, che recentemente sono arrivati in finale dell'ultima Homestory Cup. Ora io francamente non so esattamente questo replay a che partita fa riferimento, perché se non sbaglio i due giocatori si erano scontrati anche nella fase a gironi, quindi non saprei. Tuttavia sicuramente assisteremo ad una bella partita, l'importante è quello. Tabella di produzione messa e vai a commentare. Allora, vediamo un po'. MMA decide di mettere una Rax leggermente spostata sulla rampa, quindi questa cosa mi fa intendere che molto probabilmente in questa posizione vedremo un reattore oppure un modulo tecnologico più gettonato, sicuramente il reattore. Per quanto riguarda Firecake, che fa una partenza, devo dire, strana. Strana perché in questa mappa con una seconda base così safe, partire di pool mi fa pensare che voglia fare qualcosa di estremamente aggressivo. Quindi in questo senso MMA deve stare molto attento ad avere il wall già pronto per quando arriverà il primo push di Ling. Raffineria, tutto nei tempi prestabiliti, quindi probabilmente vedremo un Reaper per MMA che andrà a scoutare Firecake, che vedremo se con questo Reaper riuscirà a capire tutto il necessario per un'eventuale difesa, qualora poi, come si stava dicendo, Firecake decida di fare qualcosa di particolarmente aggressivo. Vengono fatti due Ling, quindi perché no, potrebbe essere qualcosa di aggressivo, ma niente di non counterabile. In questa serie io ho visto qualche partita di questi due grandi giocatori. Ho visto Firecake fare un uso massiccio di una strategia a due basi che prevedeva il Verminilus con la possibilità di mandare in base di MMA Blatte e Queen. Quindi veramente un'ottima strategia perché le Queen vanno a counterare eventuali unità aeree come ad esempio le Banshee o i Liberatori, che sono in un qualche modo, diciamo, la counter dell'unità grande del giocatore Zerg. Va bene, altra cosa importante delle Queen, se siete giocatori Zerg, quando arrivate con il Nidus potete fare trasfusioni sul Nidus e quindi curarlo qualora il Terran cerchi di focussare questa struttura. Una struttura che ricordo attualmente è praticamente invulnerabile fino a quando non esce. Su Heart of the Swarm si poteva distruggere Verminilus in fase di creazione, attualmente non si può più fare, quindi una strategia ancora più forte. Il Reaper, eccolo qua, sta andando a scoutare qua. Veramente bravissimo Firecake che con droni e Queen riesce a sovrondarlo. Alla fine mina nel tentativo eroico di aprirsi una strada, ma ahimè, niente da fare per il povero Reaper. Tuttavia vede quello che c'è da vedere e devo dire partenza per adesso abbastanza atipica per Firecake, che paradossalmente mi può far pensare ad un Verminilus, sì. Vediamo se poi farà questa tecnica oppure no. Per quanto riguarda MMA, sta optando molto probabilmente per una partenza di Banshee e da questa caserma, diciamo, sta producendo in modo massiccio i Marine. Vediamo un po'. Sicuramente ecco la Banshee. Io attualmente la consiglio la Banshee proprio per via di queste tattiche tipo Verminilus in base. Tra le altre cose, questo sorvegliante in questa posizione e questo sorvegliante in quest'altra sono abbastanza sospetti. Non che gli Zerg non le mettano, perché sono delle posizioni ottimali per vedere degli eventuali drop che partono dalla base del Terran, però con poco si possono effettivamente fare. Appunto, si può dare visione per fare dei de, de Verminilus. Ora non vedo la struttura messa in produzione, tuttavia, però, non vedo neanche la terza che solitamente dovrebbe arrivare per i giocatori Zerg a questi timing. In realtà, no, arriva un pinnacolo, quindi scelta veramente interessante. Qua Firecake decide di fare qualcosa di diverso rispetto alle partite che gli avevo visto fare. Quindi, molto probabilmente vedremo un fast muta. I fast muta sono terribilmente insidiosi se non vengono scoutati per tempo, perché possono praticamente vincere da soli la partita. Perché? Perché il giocatore Zerg arriva, non ci sono le torri, inizia a fare su e giù per la base, si iniziano a perdere CCV su CCV e prima che se ne accorge il giocatore Terra si ritrova praticamente senza incom. Quindi mi raccomando, molto attenti. Ora su Legacy of the Void è molto più semplice counterare le Mutalisk grazie ai liberatori.
un paio di liberatori con un supporto di una torre riescono facilmente a tenere a bada un buon numero di mutalisca. Però ecco, bisogna avercela la counter. Se non si ha la counter, può essere un grosso problema. Ecco qua che arriva la Banshee di MMA, che giustamente va a focussare i droni. Io mi capita spessissimo di fare l'errore di focussare le Queen. In realtà le Queen si tirano giù malissimo con le Banshee, e nel tempo che voi state focussando una Queen, il giocatore Zerg ne ha già messo in posizione un'altra e quindi non fate danni. Al contrario, focussare i droni non solo diminuisce l'incom del giocatore Zerg, ma soprattutto lo costringe a utilizzare molte larve per rifare un quantitativo di droni in numero uguale, insomma, sostanzialmente a quello che avete distrutto. Ricordo che un buon numero di lavoratori, indipendentemente dalla razza, si aggira intorno alle 60 unità, suddivisi poi equamente tra diciamo gas e minerali. Ok, stanno per arrivare le mutalische e vediamo un attimo quante sono queste mutalische. Sono 6, non sono tantissime, però ecco, possono arrecare molto fastidio se ben micrate. Staremo a vedere. Sicuramente le APM anche a Firecake non mancano. Io recentemente, da praticamente l'ultimo evento che ho chiamato edizione natalizia, non ho praticamente più riaperto StarCraft 2, e io, se mi trovate nel multiplayer, sono praticamente ormai solo ed esclusivamente su Heroes of the Storm. Non che come StarCraft 2 non sia altrettanto divertente, però come ho detto ultimamente per me è, diciamo, fuori portata, troppo difficile, preferisco qualcosa di più rilassante. Ok, comunque sia, torre messa, upgrade messa in produzione e arriva, vediamo un po', eccola qua, le mutalisca che vanno su generatore. Arrivano upgrade per quanto riguarda le blatte, quindi diciamo che a seguito di queste mutalisca arrivano le blatte. Una scelta, devo dire, strana, perché solitamente le mutalisca sono diciamo qualche cosa che fanno presagire poi Ling e Banling. Tuttavia anche le blatte possono avere un suo perché. Magari è proprio l'idea di fondo di Fire, che è quella di non dare dei punti di riferimento ad MMA. Faccio mutalisca e magari non ti aspetti che poi faccio blatte. Diciamo che per quel poco che ho visto, Ling, mutalisca e Banling è una tattica, non dico che è andata in pensione, ma ci siamo molto, molto vicini attualmente. Sono molto più gettonate delle partenze che prevedono blatte con appoggio degli aceratori, eventualmente idralischi. Se siete bravi in termini di micro, anche Infestor sono fortissimi, perché Infestor con i Fungal vanno in combo con bile corrosiva. Il Fungal blocca le unità e le danneggia, la bile corrosiva a quel punto con unità ferme può praticamente andare a bersaglio sicuro. E quindi, sì, insomma, diciamo micro permettendo, è sicuramente un'ottima strategia. E poi il solito tech ad ultra rischio, che sono veramente fortissimi attualmente con diciamo il buff di questo Legacy of the Void. Il Marine, se si calcolano tutti gli upgrade sia per il Marine sia per l'ultra rischio, si può fare massimo un danno con un Marine, al contrario di Legacy of the Void, sì, al contrario di Heart of the Swarm, dove i danni se ne potevano fare due, che da 1 a 2, come a volte ho detto, è il 100% in più dei danni. Non è veramente poco. Va bene. E allora, vediamo se Firecake deciderà di attaccare. Il numero di blatte, devo dire, in questo momento è veramente tanto. Però la posizione di MMA in questo momento è veramente ben difesa, e di laceratori ne vedo veramente pochissimi. Senza laceratori io non credo proprio che possa riuscire a sfondare questa posizione. Tra le altre cose, questa Medivac sta andando a scoutare bene, quindi questi bunker a breve vedrete che verranno completamente riempiti. Vediamo un po'. I tank sono in posizione, e ottima la struttura dei bunker, perché non mette, diciamo, dei bunker in fila, quindi costringe, diciamo, lo Zerg mano a mano ad avanzare. Ok, sta per arrivare. Gli acceleratori qua sono veramente tantissimi. Questa è una partita che Firecake può vincere tranquillamente, a meno che, ecco, la micrata di MMA non arrivi in modo preciso. Ha micrato, devo dire, abbastanza bene. MMA
tuttavia ha dovuto praticamente sfruttare tantissimi lavoratori per andare a tankare le blatte. Quindi veramente avete visto l'enormità dei danni che possono fare queste unità. Tra le altre cose ce lo siamo perso, io quantomeno me lo sono perso, un bellissimo drop che fa capire quanto vale multitasking MMA in base del giocatore Zerg, che credo vada a riequilibrare un po' per quanto riguarda il numero di lavoratori. Le mutilis che sono un po' troppo poche per uccidere istantaneamente questa medivac, quindi come vedete deve rincorrere la medivac anche con le unità ground, in modo tale che non possa droppare i marine, che a sua volta vanno ad uccidere le mutalische. Ovviamente una due mutalische non possono incorrere una medivac piena di marine, perché basta che il Terran droppi i marine e le mutalische muoiono. Però a quel punto, se avete delle unità a terra pronte per uccidere i marine, non ci sono problemi, le mutalische possono andare a ripulire le possono andare a ripulire i cieli dalle medivac. Io questo drop in questa posizione non so se era dovuto al fatto che qua si aspettava una base oppure no. Sicuramente a questo timing mi pare che una quinta base ci poteva stare tutta, quantomeno messa in produzione. Arrivano i liberatori sono un'unità fortissima contro le unità di terra, perché effettivamente possono andare ad uccidere blatte e lasciatori molto bene. Quindi abbiamo qua uno scontro frontale, mentre cerca in un modo o nell'altro di togliere l'attenzione di Firecake dalla sua quarta base con questo drop. Quindi nel momento in cui Firecake sposterà le truppe per cercare di controllare questo drop, ecco qua che prova di nuovo un colpo in quarta. Quindi qua veramente multitasking allo stato puro, qua veramente ho visto un picco di 500 e passa PM, cose veramente dell'altro mondo, skill coreana a 360 gradi. E questa medivac sta facendo veramente venire gli incubi a Firecake, perché un giocatore normale l'avrebbe persa praticamente qui. No, però Firecake sta veramente facendo un bel lavoro, perché sta facendo sì che l'attenzione di MMS sta facendo un bel lavoro, perché sta concentrando l'attenzione di Firecake in punti dove effettivamente non l'esercito non va ad attaccare in modo massiccio. L'esercito del Terran solitamente con le basi poste in questo modo può attaccare in modo massiccio solo in questa zona. Diciamo che attaccare da qui mi sembra un azzardo, in quanto c'è abbastanza creep e questa zona ha una capacità migliore di portare rifornimenti. Ciò non toglie che in questo momento MMA sta optando proprio per questa cosa, e chissà se a questo punto deciderà di droppare anche qui, anche se adesso vediamo un lanciaspore. Questa cosa che i tank a questo punto si possono mettere sulle medivac è veramente una gran cosa. Tra le altre cose vedete i tank che ripetutamente vengono eventualmente caricati sulle medivac. Vengono fatti anche gli infestor per fare eventuali fungal, come detto infestor, corruptor, fungal, corruptor, bile corrosiva e fungal è veramente fortissima, però qua devo dire che il numero è veramente ridotto, quindi potremmo vedere una vittoria per fatti MMA, che ci ha fatto vedere veramente una partita splendida, partita veramente strepitosa per MMA, che ha dimostrato tutto il suo valore con una strategia, devo dire, ad alto tasso di APM, ad alto tasso di multitasking. Da notare che qua su Legacy of the Void questa patch di minerali è praticamente esaurita, quindi a 12 minuti la partita si stava già spostando su uno sfruttamento intensivo delle quarte basi. Quindi o finite in tempi brevi, oppure ricordatevi che da 12 minuti in poi una quarta base inizia a diventare praticamente obbligatoria. Va bene. Io spero che tra le altre cose mancava veramente pochissimo anche all'ultimo upgrade in attacco e in difesa, cosa fondamentale qualora decidiate di fare bio. Allora, io vi ho fatto vedere questa singola partita, un'occasione come un'altra per augurarvi ancora buon anno. Mi dispiace che in questo momento io non riesca purtroppo a caricare un numero sufficiente di video per intrattenervi, però ahimè non ho una connessione che me lo permette. Io vi ringrazio, spero che vi siate divertiti e vi auguro buona giornata. Ciao ciao.